Ciao a tutti, nuovo video recensione, dei prodotti Yves Rocher, che alcuni li ho, alcuni no. Cercherò di mettervi delle immagini, lasciarvi il link in descrizione. Comunque volevo parlare di quelli che ho provato io, cioè controllo l'orario, sì, che lo siano. Okay. Io ho provato lo struccante viso della linea Pur Vegetale o Sebo Vegetale, mi sembra. Struccante viso che secondo me è strucca bene, però è troppo aggressivo per la pelle. Infatti in questa zona mi bruciava un sacco, quindi non ve lo consiglio se avete una pelle un pochino sensibile. Poi lo struccante occhi l'ho ricompatto più di una volta, mi piace molto, quello bifasico blu e bianco. Mi strucca perfettamente gli occhi e non devo usare nessun altro struccante. La crema viso della linea sempre Sebo Vegetale, più quella per linea per pelli miste e grasse, mi è piaciuta molto, è un vasetto molto grosso. Molto è data la pelle, non la unge, non è neanche troppo leggera. Siero viso mi è piaciuto molto. Dovrebbe essere il trattamento di riparazione, però io lo chiamo siero viso della linea Exogenes. Bagno schiuma quello alla vaniglia del Bourbon. Mi piace moltissimo perché lo sto ancora utilizzando in quelle bottigliette piccoline. Mi piace moltissimo. Poi shampoo e balsamo le ho provati entrambi. Ho anche la maschera, non l'ho ancora provata, quindi non posso dire niente. Lo shampoo e il balsamo mi sono piaciuti molto. Io lo shampoo ho provato, quello purificante e quello per antiforfora, mi sono piaciuti moltissimo. Il balsamo, quello all'avena, idrata i capelli, però a me non piace il profumo dell'avena, nei cosmetici non mi piace. Poi burro cacao, ho portato quello alla vaniglia, è un burro cacao normale, non deve essere ripassato più volte. Poi l'esfoliante corpo, quello all'albicocca, è molto molto buono, ha una profumazione molto gradevole e rende la pelle liscia e morbida, però anche idratata. Poi il fondotinta, io ho quello Pure Light, quello che hanno ripackaggiato, mi piace molto, mi ci trovo molto bene. Io ho dei fondotinta pastosi che si appiccicano alla pelle. Poi vicino da labbra, sono io, ho fatto il campioncino, ma è molto molto carino quello fucsia. Igienizzante mani, è buonissimo, igienizza per davvero e non ha quel profumo di disinfettante orripilante. Poi crema corpo idratante rassodante, crema corpo idratante rassodante è una buona crema idratante rassodante, non vi so dire perché non ho visto questa cosa di essere tanto rassodante, però è una buona crema idratante se la cercate. Poi solare dopo sole ho provato entrambi e mi sono piaciuti perché non rendono appiccicosa la pelle, la rendono idratata e non mi dà fastidio addosso. E niente, questi erano i prodotti che io ho utilizzato. È una breve recensione perché ne avrete sentite una marea, visto una marea di recensioni. Io preferisco farvi sapere prodotto per prodotto quello che ho provato almeno. Cercherò di lasciarvi il link in descrizione o poi mettervi un'immagine. Fatemi sapere se conoscete i brochet, se avete mai acquistato, se avete dei negozi vicino a voi.
fatemi sapere. Io vi saluto e mando un grosso bacio, un abbraccione gigante gigante, e mettete mi piace, lasciate un commentino e iscrivetevi al canale per supportarlo. Ciao ciao.